C'è tanto da lavorare. Oggi la DDA di Reggio Calabria ha effettuato un'operazione significativa. Ci sono indagate ordinanze per concorso esterno. Si deve capire che non c'è soltanto il 416 bis, cioè l'associazione a delinquere di stampo mafioso, ma c'è anche l'articolo 110 del codice penale, che è il concorso esterno, per cui quelli che apparentemente sono puliti lo sono appunto apparentemente. Lo ha detto il presidente della commissione antimafia Nicola Morra al suo arrivo nella prefettura di Catanzaro, dove oggi e domani una delegazione della commissione terrà una serie di audizioni. Morra ha fatto riferimento all'operazione condotta dalla squadra mobile di Reggio Calabria, che ha portato all'arresto di 9 tra capi gregari e prestanome di una cosca di Santa Eufemia d'Aspromonte, funzionalmente dipendente dalla famiglia mafiosa Alvaro di Sinopoli. Auspichiamo, ha aggiunto Vandaferro, segretario della commissione, che questi 2 giorni siano per noi un motivo di arricchimento, ma anche la possibilità di supportare coloro che quotidianamente combattono tante piaghe che esistono non solo in Calabria, ma in tutta Italia. Ovviamente questa è un'attenzione importante su una regione del sud, quale è la nostra Calabria, dove credo si possa estirpare il male più grande che è l'andrangheta. Si lavora a 360 gradi nella consapevolezza di essere accompagnati da uomini coraggiosi e che hanno l'interesse di dare una mano. Al legislatore spetterà anche la capacità di mettere in piedi norme che possano tutelare sempre di più i cittadini e che possano far capire che non c'è un se o un ma sul quale parte stare. Per tanti versi è emersa la coscienza che la Calabria debba tornare a essere un'emergenza nazionale, perché la diffusione del fenomeno criminale, in particolar modo andranghetistico, è tale per cui non può più soprassedere. Lo ha detto il senatore Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, in una pausa della prima giornata di audizioni avviate nella prefettura di Catanzaro, nell'ambito della missione in Calabria dell'organismo parlamentare. Sono stati sentiti i vertici della magistratura giudicante del capoluogo, delle forze dell'ordine e della sezione DIA. Si può ragionare di tavolo permanente, si può ragionare di tanto e tanto altro. Vero è che in questo paese si parla non a sufficienza di criminalità organizzata di stampo mafioso. La Calabria si è imposta nel corso degli ultimi decenni perché, a differenza di altre organizzazioni mafiose, ha scelto sempre le modalità silenti, quelle che consentono di lavorare appunto senza che vi sia chiara percezione del lavoro che si sta facendo, e però il livello di infiltrazione e di contaminazione dell'economia sana, privata o pubblica che si voglia, è diventato tale da indurre tutta quanta la politica nazionale, quantomeno, a prestare un'attenzione ben diversa e ben maggiore alla Calabria. Non è poi soltanto un problema di carattere economico, perché per esempio si è ragionato anche di fenomeni che rinviano alla religiosità popolare, perché sappiamo che tante volte il consenso, certe organizzazioni lo cercano sfruttando appunto credenze e fedi antichissime. E sulla carenza di magistrati, Morra ha affermato. Sono uffici in cui è inferiore al 20%, ci sono uffici in cui è drammaticamente superiore, se non ricordo male si arriva al 30%, di conseguenza la situazione deve essere valutata. Poi si dovrà anche tener conto dell'età media dei magistrati che vengono a lavorare in Calabria e della volontà di permanere in Calabria, perché c'è stato anche sottolineato come vi sia, ma questo è noto a tutti, la fascinazione di un ufficio giudiziario che attrae tantissimi, lasciando di fatto tanti altri uffici scoperti. E qualche domanda qualcuno se la dovrà fare. Il versante del contrasto alla criminalità 'ndranghetistica è ormai delineato, anche se questa organizzazione criminale non finisce mai di stupirci. Lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra a Catanzaro. Io ricordo che fin dal 2014 uomini d'ndrangheta che operano nel brokeraggio di cocaina si offrivano di pagare quantitativi importanti di cocaina in Bitcoin, dimostrando di avere una familiarità con le criptovalute che manco in tanti ambienti bancari è oggi disponibile. Proseguono nella prefettura di Catanzaro le audizioni della Commissione parlamentare antimafia in missione in Calabria per fare il punto sulla lotta alla 'ndrangheta. Nel corso della serata è stato ascoltato il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, affiancato dal procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla. Ma le audizioni noi abbiamo
detto delle cose che ci servono. Ovviamente di indagini non vi parlerò, di quello che ho intenzione di fare non vi parlerò, però come novità vi posso dire che sarà la possibilità di aumentare la pianta organica della Procura di Catanzaro di 2 unità, questo ci ha detto il Ministro, di 2 unità al Tribunale e di 3 alla Corte d'Appello. E quindi questo mi consentirà di portare la DDA a 15 unità. Quindi la Procura Ordinaria a 11, la DDA a 15. Quindi possiamo potenziare le 4 province, possiamo fare cose belle, importanti, approfondire e curare meglio le indagini. Queste sono le cose più importanti. E poi abbiamo chiesto di rivedere, alla luce dell'aumento della pianta organica, rivedere il numero dei componenti delle sezioni di polizia giudiziaria. Quindi questo è un compito. Un'altra cosa che ho chiesto alla Commissione è la modifica sul Tribunale distrettuale. Come esiste la Procura distrettuale, abbiamo creato degli specialisti di pubblici ministeri in processi di criminalità organizzata, stessa cosa vorremmo degli specialisti nei tribunali, cioè un gruppo dei collegi di magistrati specializzati per i reati di criminalità organizzata, quindi fare i tribunali distrettuali. Questo, oltre ad avere dei giudici specializzati, vuol dire anche risparmiare milioni di euro. Pensate, ogni giorno in giro per tutti i tribunali circondariali i pubblici ministeri che con auto, autista, eventualmente la tutela, vanno in giro per l'Italia a fare i dibattimenti nei tribunali circondariali. Torna ad abbassarsi dopo 2 incrementi consecutivi l'aumento di positivi in Calabria, ma con un numero di tamponi, 975, che è la metà di quello del giorno prima. Nelle ultime 24 ore sono 5 i nuovi casi accertati, portando il totale dall'inizio della pandemia a 1957 con 196.284 tamponi. I casi attivi salgono a 546 più 2 per effetto di 3 nuove guarigioni, con il totale che arriva a 1.311. Stabili le terapie intensive, 2, mentre i ricoverati in reparto sono 36. In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.494 nuovi casi di coronavirus, 272 meno di domenica, ma con soli 51.000 tamponi, oltre 36.000 in meno rispetto a sabato. Aggredito un'anziana colpendola con 2 calci al volto per rapinarla con una violenza definita dai carabinieri d'arancia meccanica. Una scena ripresa dalle telecamere di videosorveglianza che ha indignato anche il procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo. Non ho mai visto nulla di più violento in tutta la mia esperienza professionale e di esperienza credo di averne maturata molto, ha affermato. Brian Pietro Sicari, di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine, accusato di rapina aggravata e lesioni gravi, fondamentali le riprese delle telecamere di videosorveglianza. Le dichiarazioni rese dalla parte offesa e la collaborazione, questa è una vera novità, degli stessi parenti del presunto autore. L'episodio si è verificato l'estate scorsa a Paradiso, in frazione di Briatico. La sera dell'aggressione, Sicari, secondo gli investigatori, dopo aver scavalcato un muretto col volto travisato, si era introdotto nel giardino dell'anziana che stava prendendo un po' di frescure e di soppiatto le si era avventato contro per rapinarla. Pensava di racimolare una bella somma, ma quando ha visto che il bottino sarebbe stato magro avrebbe iniziato a colpirla. Calci, pugni e anche l'utilizzo di un oggetto contundente, sferrati in varie parti del corpo, volto compreso, prima di dileguarsi disfacendosi dei vestiti lungo il brevissimo tragitto verso casa. Era stata la stessa vittima a trovare, nonostante i traumi, la forza di far scattare l'allarme chiamando i carabinieri. Le indagini coordinate dal PM Corrado Caputo hanno portato nel giro di poco tempo a individuare il presunto responsabile, arrestato dopo una serie di riscontri ottenuti dagli investigatori dei carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia e di Briatico. Sì, un'operazione veloce ed è stata tanto veloce quanto è stato cruento, perché si trattava di un fatto veramente gravissimo. Le immagini sono in qualche modo agghiaccianti per come si è svolto il fatto.
Poteva essere ancora più veloce, però come dicevo prima abbiamo aspettato un attimo di acquisire tutti gli elementi che ci potessero condurre poi ad avere un quadro probatorio in modo che non potesse uscire poi subito dopo. Vedremo poi il giudizio e le successive vicende giudiziarie cosa diranno. Quello intendevo denunciare prima è che questa vicenda, questo fatto si inserisce in un quadro di recrudescenza di fenomeni criminali anche con l'utilizzo delle armi sul territorio di Vibo, non so quanto dovuto al fatto che con l'operazione Rinascita eravamo riusciti a togliere tanta gente dalla strada, però è preoccupante. Nella chiesa del Santissimo Rosario di Catanzaro, l'arcivescovo Vincenzo Bertolone ha celebrato una messa nella ricorrenza di San Matteo, apostolo ed evangelista, patrono della Guardia di Finanza. La liturgia eucaristica, concelebrata dal cappellano militare del Comando regionale Calabria della Guardia di Finanza, Don Antonio Pappalardo, dal secondo cappellano militare capo del Comando Legione Carabinieri di Catanzaro, Don Vincenzo Ruggero, e dal cappellano provinciale della Polizia di Stato, Don Biagio Maimone, alla presenza del Comandante regionale Calabria, Generale di Brigata Guido Mario Geremia, è stata animata dal coro Santo Stefano di Tortora. Alla funzione religiosa hanno preso parte una rappresentanza dei militari che operano nel capoluogo, nonché una delegazione di Fiamme Gialle in congedo delle sezioni Anfi di Catanzaro e Lamezia Terme.